Sono diverse, ciascuna con una propria caratteristica, le organizzazioni che sono state costituite per migliorare la vita nei comuni. La prima che ricordiamo è ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Ci sono però anche le unioni dei comuni, che consentono di condividere la gestione di servizi che le realtà meno grandi avrebbero difficoltà a gestire da sole. C'è l'Unione dei Comuni degli Enti e Comunità Montane, e ci sono quelle che si prefiggono la salvaguardia delle emergenze storiche e artistiche di territori che hanno spiccate peculiarità. Una di queste è l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia. Più recente è la costituzione della Rete dei Comuni Sostenibili. È un'associazione nazionale senza scopo di lucro, aperta all'adesione di tutti i comuni italiani e unione dei comuni, a prescindere dalle dimensioni, dalla collocazione geografica o del colore politico. Dal 2023 è aperta anche all'adesione di province, città metropolitane e regioni. È stata costituita nel 2021 e attualmente hanno aderito oltre 100 enti locali ed è in costante espansione. Uno degli obiettivi di questa organizzazione è quella di agevolare l'esperienza dei comuni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Con Agenda 2030 l'ONU si prefigge il conseguimento di obiettivi che potremmo definire davvero sconvolgenti: sconfiggere la fame e la sete nel mondo, sconfiggere la povertà, garantire salute e benessere a tutti, un'istruzione di qualità, la parità di genere, l'acqua ed energia pulita e di facile accesso.